Ragazzi, oggi mi devo dire una cosa molto importante, perché oggi mi devo dire una cosa molto di tutto di questo tema, perché Thuram è un giocatore della Juventus a tutti gli effetti. Quindi io mi dico la mia sulla situazione di Copa Miners, perché ora di questo centrocampo possiamo dire che è stato completato, ok? Ora manca solo la firma e l'ufficialità di Thiago Copa Miners alla Juventus, ok? Quindi ho solo questo da aggiungervi, perché inoltre abbiamo fatto una rifondazione positiva sia nella difesa che nel centrocampo, ovviamente. E mo dobbiamo definire su alcuni rinnovi che andranno a discutere molto. Quello di Chiesa e quello di Dusan Vlahovic, ok? Che potranno rinnovare, perché io non lo cederei a Federico Chiesa. Se io fossi stato in voi, non avrei mai fatto questa cessione qua, ok? Quindi potrete decidere il giocatore o la Juventus. Quindi la Juve per me deve risparmiare i soldi, questi 7 milioni più 2 a Chiesa, ok? E 8 milioni a Vlahovic. Io farei. Non farei, ok? Quindi questo è il mio concetto chiave nel calciomercato, perché è così, ok? Io non mi minto, lei le stronzate, perché io mi porto le notizie vere, concrete e vere, ok? Perché io ho già detto questa cosa ieri, perché me l'ho potuto fare, quindi è così. Quindi mi raccomando, e non mi aggiungo altro. Quindi Iniz sta continuando a fare un europeo da protagonista e che potrà fare un gol da un momento all'altro. Quindi sono sicuro che Prendi Miral fa la sua parte nella Turchia, ok? Quindi mi raccomando, insieme con Celanoglu è tutto. Quindi solo questo minuto e una buona giornata a tutti, che comunque andranno a sfidare proprio quelli là, ok? Quindi ai quarti stanno la Spagna e Germania, poi c'è Portogallo, Francia. E poi c'è la Turchia contro un'altra squadra, con l'Inghilterra, mi sembra, se non mi sbaglio. Quindi questo è tutto. Poi vendiamo, è tutto, va bene? E la Romania va contro di un'altra squadra, piuttosto che guardate in casa Juve, guardate il scontraccio vostro e non giro un bit, ok? Perché pure Arnautovic si è fatto buttare fuori, come non usciamo ci ha fatto vita fuori nell'Austria. Quindi questo è, mi raccomando,
avui meu Nico, quei che state sempre parlando della Juventus, capita sua qua sulla voce, ok? Quindi questo è e così rimarrà, perché io dico le notizie vere, queste sono verità che me lo porto io, perché è così, è ingiusta questo calcio ed è molto discusso, quindi questo è, mi raccomando, e non mi accanite sempre contro la Juve, perché non c'entra niente, ok? Quindi pensate alle vostre squadracce e finitela di attaccarmi, ok? Finitela, perché io sono serio, perché se no mi blocco e mi porre un banno, ok? Mi bannerei a vita se mi offendete, ok? Quindi questo è, voi da me non pretendo le querele, ok? Io mi porto le querele a voi, che siete scema. Voi qua non ci sta niente a fare, come ci dice a Napoli, ok? Qua non ci sta niente a fare, e capi? Stupendo, Candice. Quindi questo è, mi raccomando, occhio a Kiwior, quindi questo è, Calafiori non ci prendiamo perché il Bologna ci beffa e ci prendiamo un altro difensore come Kiwior dell'Arsenal, ok? Quindi questo è, mi raccomando, è sempre fino alla fine e un buongiorno a tutti, quindi un iscrivetevi su questo canale se non l'avete ancora fatto e attivando tutte le notifiche per non perdere i prossimi contenuti e lasciate anche un like e un vostro commento qua sotto, mi raccomando, ok? Perché io mi rispetto e se come voi mi rispettate io mi do il rispetto da voi, ok? E voi dovete farlo con la ma con il massimo rincore del rispetto a me, quindi mi raccomando, occhio.